nel silenzio di tutti. Le piccole aziende commerciali tutti i giorni vedete dei negozi che abbassano le saracinesche perché non ce la fanno più, perché i loro clienti non avendo lo stipendio, avendo perso il lavoro e tutta una catena. E il popolo italiano tutto, tutto il popolo italiano, tutti quelli che siamo qua, che non ce la facciamo più. Allora, il problema principale è che se ne vadano a casa. Tutti. Dopodiché, elezioni con sistema elettorale proporzionale, in modo che la gente possa eleggerli, quello che è uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Dopodiché, una commissione per verificare gli illeciti arricchimenti di regime, cioè chi ha governato in questi ultimi 20 anni, deve dimostrare come si è comprato la casa, la barca, se l'ha fatto con la sua attività, nessuno gli tocca nulla, se l'ha fatto con i soldi pubblici, oltre che metterlo in galera, gli si sequestra tutto e non si dà ai meno abbienti. Com'è giusto che la... Noi ci hanno fatto passare per fascisti, terroristi, mafiosi. No, siamo gente come voi. Come vedete, vi chiediamo scusa per il disagio. Vi facciamo perdere tempo, ma perché ci preoccupiamo per il futuro di questi ragazzi. Voi andate nei centri commerciali, provate a chiedere a questi ragazzi che hanno 20 anni, 16 anni, 18 anni, che lavorano con contratti di 3 mesi, ricattati, perché se non lavorano di più di quello che sono pagati, gli perdono il rinnovo contrattuale, hanno perso ogni diritto, vanno a lavorare da malati. Siamo tornati peggio che nell'Ottocento, con la sottoscrizione dei contratti fatti dai sindacati, venduti e mantenuti come i politici. I sindacati tradizionali, voi vedete qua, questa gente non ha tutte le bandierine uguali, tutti vestiti uguali, siamo il popolo, siamo gente normale, pagata a nessuno, ci siamo autotassati per fare i volantini. E ora che ci svegliamo, qua c'è l'Italia sana, dall'altra parte ci sono dei ladroni che da 40 anni ci hanno dissanguato, non bastava un Parlamento, nel 70 hanno pensato bene di farne altri 20 parlamenti, uno per regione, e poi ci chiediamo perché ci sono il debito pubblico. Cosa cazzo fa la regione se non regalare i soldi a amici e parenti? Basta e avanza, però loro parlano, aboliamo la provincia che è l'unica che alla fine non spende un cazzo, invece i consiglieri regionali che prendono 10-15 mila euro al mese, come i parlamentari, più dei parlamentari, perché si fanno pagare pure le mutande a spese pubbliche. Bravo! Bravo! Ladroni, arrivano i portoni! Basta! 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 E per spiegarvi perché noi siamo i forconi, ve lo spieghiamo subito. Nel Medioevo, fino già al 700, il popolo, quando era vessato dai traditori, dai venduti, dagli oppressori, da quelli che vivevano sulle spalle del popolo, il popolo imbracciava il suo strumento di lavoro, che essendo tutti i contadini era il tridente, era il forcone, e col forcone si sono mandati a casa generazioni di dittatori corrotti, bastardi e venduti, che vivevano sulle spalle della gente. È ora di reagire. E oltre al forcone, voi vedete tanti ragazzi qua, il nuovo forcone, noi l'abbiamo spiegato nel nostro volantino, è il simbolo della chiavetta USB, internet. Questi ragazzi usano i loro mezzi di lavoro, il loro mezzo di divertimento, e stanno facendo girare in tutta Italia, dove i giornali di regime che non vogliono che noi parliamo come stiamo facendo con voi adesso, che raccontano solo balle, che qua c'è solo fascisti, terroristi e delinquenti, noi
vogliamo parlare con voi e lo facciamo anche attraverso internet. Andate su Facebook, leggete quello che vi diciamo, perché questo è solo l'inizio, anche l'inizio di un nuovo risorgimento italiano che rimanderà a casa tutta la gente, un nuovo risorgimento e un nuovo rinascimento. Bravo. Do la parola al nostro collega. Quello che c'è di bello e di rivoluzionario in questa cosa, che qua ci sono ragazzi di destra, di estrema destra, di sinistra, di estrema sinistra, interisti, milanisti, juventini e granata, tutti assieme, perché queste sono divisioni dei coglioni che ci hanno voluto tenere di vista, tutti assieme, il popolo. E allora è giusto che a uno che ha un suo passato politico, che però non ve lo viene a dire, vi passo un altro che ha un altro passato politico e che ha saputo metterlo dietro e regalare la propria esperienza a tutti quelli che vogliono rivoltarsi contro questa degenerazione. Bravo. Grazie, è un onore, scusate. Allora, intanto l'Italia vivrà un nuovo rinascimento, sappiamo tutti quanti cosa vuol dire rinascimento, cos'è stato il rinascimento per l'Italia, la cultura, l'arte, la cultura, abbiamo un paese, abbiamo una tradizione da difendere, gli italiani che cosa rappresentano adesso per l'Europa? Dicevo prima che in Parlamento abbiamo un bel circo, il miglior circo d'Europa, abbiamo le migliori bestie, abbiamo i migliori clown, i migliori pagliacci, via! Vero, come quello che dice... A casa! C'è una bella battuta su Mai Dire Sud, dice cosa c'è al governo? C'è merda! Tutti a casa! Allora, per esempio, io sono studente, ho 21 anni, secondo me sarebbe bello che qualcuno di noi che adesso si facesse passare il megafono e si parlasse un po' noi, tutti. Voglio sentire qualcuno di voi, qualcuno di noi, tutti quanti. Siamo italiani. Allora, io inizio a dire due cose su di me, per esempio. Io sono studente, devo 2500 euro a mio nonno, non so se riuscirò a ridarglieli presto, glieli ridarò sicuramente. Sto investendo nella mia educazione, sto investendo nel mio futuro, che è quello che deve fare l'Italia, perché ora se i soldi se li mangiano loro e noi a scuola non abbiamo più il sabato e dobbiamo farci pomeriggi e mazzi così per studiare, per avere un cavolo di diploma che ci dite tutti, io ho 21 anni, sono studente, ci dite tutti quanti, il diploma serve, grazie, ma io che cavolo faccio uscito da scuola? Chi me la paga l'università? Chi me la paga l'università? Io voglio fare antropologia. Io uscito da qua voglio fare l'antropologia. Cosa faccio? Vado a Torino e dove lo trovo il lavoro? Chi me lo dà? Nessuno. Penso che siamo tutti d'accordo. Bravo! Vorrei vedere più giovani, ragazzi, cavolo! Ragazzi! Andiamo tutti a rubare! Capito, nel senso... Passiamo un pochettino al megafono, io passo al megafono, voglio sentire le voci degli italiani, qua. Piano, facciamolo... No, io, c'è uno che vuole parlare. Va bene, ma c'era anche uno qua che voleva parlare. Giusto, vai. Giusto, tutti i nostri politici si raduno al tavolo. Quello lì non parla più. Senza parole, come tutti, e senza parole, non ce n'è più. Non ce n'è più, scusa. Parla anche lui, dice la parola anche lei. Saggio, la parola al popolo. Ecco il popolo che parla, rivoltatevi. Ancora da dire una. Quest'uomo vuole ancora dire la sua, rivoltatevi. Politici, e ora, politici, smettetela di rubare. Io vi ho osservato per anni da questa postazione. Siete dei ladroni che venite solo durante le elezioni. Vi ho visti qua coi tavolini davanti a me a prendere per il culo la gente.
Li ho visti! Bravo! Per un po' di goliardia, facciamo leggere una cosa al nostro senza parole. Dai, facciamo leggere qualcosa. Ecco, guarda, guardali questi, guardali. Complimenti, bravo! Sì, grazie. Sì, sì. Aspetta, che sto riprendendo. Una che si alza al mattino presto per andare a lavorare.